fascisti su Marte, rosso pianeta bolscevico e traditor, fascisti su Marte. Bentrovati amici e amiche delle fritte dal Belgio e non solo, bentrovato Marco. Ciao Pietro, ciao a tutte e tutti. E allora, la puntata di oggi si chiama La fiamma del peccato, che abbiamo, grazie all'ingegno di Marco, abbiamo ripreso questo titolo da un film di Billy Wilder, della fine degli anni 40, che insomma suggeriamo di vedere, pare essere un filmone, e accompagnato da questa, da questo sottofondo di fascisti su Marte, chi ha la nostra età ricorderà, insomma è un appuntamento di satira che è insomma molto famoso al tempo. Questo però per dire che noi no, ovviamente non siamo di quelli che si aspettano tra 3 settimane le camicie nere per le strade italiane, perché non crediamo che Fratelli d'Italia insomma, sia questo, crediamo semplicemente che il governo sarà un governo reazionario di destra, vero, e quindi sui diritti civili, sui diritti sociali sarà molto molto conservatore, mentre sull'economia, come ha detto il premier uscente Mario Draghi durante la campagna elettorale, sostanzialmente tutto è deciso e quindi il prossimo governo insomma non avrà troppi margini di manovra da un punto di vista, esatto, insomma economico, e quindi insomma dovuta questa premessa, perché poi altrimenti direi, Pietro, da questo punto di vista forse i giornalisti dovrebbero smettere di chiamare un governo di centrodestra e chiamarlo un governo di destra-centro, casomai. Esatto. Per dare una definizione corretta ai proprietari, gli azionisti maggiori del governo. Esatto. Marco, però insomma, come spesso ci piace fare, andiamo a guardare i numeri i numeri veri dei voti, perché come sempre succede, se si guardano solo le percentuali si rischia di prendere lucciole per lanterne e arrivano questi titoli dei giornali: stravince la destra in Italia. Insomma, non è andata proprio così, no? Sì, sì, cioè, la destra ha sicuramente vinto nettamente, però le frasi che abbiamo sentito molto in televisione, lo sfondamento della destra in Italia, no. Il centrodestra, la destra-centro, anche, mi correggo io stesso, ha preso sostanzialmente 10.000 voti più delle elezioni precedenti, cosa notevole visto che sono calati del 9% gli elettori, quindi non ha perso questo 9% che non è andato a votare, non l'ha perso la destra da un punto di vista di consenso. Ed è sostanzialmente la destra alla coalizione attorno a quasi un poco meno del 44%, e ricordiamo che dall'inizio della Seconda Repubblica, quindi dalle elezioni del 94 con la discesa in campo del cavaliere Berlusconi fino ad oggi, solamente due volte la destra è scesa sotto il 42%, sempre stata tra il 42 fino al 49%. Solamente le due volte dell'ascesa dei 5 Stelle, quando i 5 Stelle si presentavano come l'anticasta né di destra né di sinistra, sicuramente lì sono gli unici da questo punto di vista che hanno intaccato parzialmente un elettorato che pare estremamente fedele. Quello che si sposta è all'interno dell'elettorato di destra, si sposta fra i vari partiti, fra i tre partiti, per cui c'è stata tutta la lunga fase in cui il master era Berlusconi, la breve l'estate di San Martino di Capitan Fracassa Salvini, e adesso è il turno della Meloni. Abbiamo letto anche i primi dati sui flussi elettorali, chiaramente la crescita dei Fratelli d'Italia viene in larghissima parte dal voto che era andato in precedenza alla Lega e in parte dal voto di Forza Italia. Ok, però diciamo che strutturalmente anche il voto del centrosinistra questa volta rispetto al 2018 è rimasto più o meno stabile, non si capisce bene dove siano dati i voti che alla scorsa elezione erano di Liberi Uguali, quindi della parte sinistra della coalizione. Però quello che è mancato effettivamente è, insomma, sono i voti dei 5 Stelle, ma adesso ci arriviamo. Il punto vero è che a questa
parità di numero di elettori rispetto al 2018, la situazione dei parlamentari, grazie alla legge elettorale, è cambiata radicalmente. E quindi, insomma, forse, come dire, una Sì. responsabilità su chi l'ha voluta e chi non l'ha cambiata, al di là del taglio del numero dei parlamentari, forse c'è, no? Sì, è clamoroso. I dati, se pensate, in queste elezioni si eleggevano il 30% dei deputati e senatori, veniva eletto col sistema maggioritario, 70% con il proporzionale. La destra ha eletto, nonostante questa differenza, ha eletto più deputati, nel caso della Camera, più deputati con il maggioritario che con il proporzionale, perché nel maggioritario ha preso oltre l'80% dei seggi disponibili. Questo perché? Perché la legge è fatta, che era stata fatta dal PD renziano ed era stata votata da Forza Italia e dalla Lega, era una legge pensata prima del 2018 per fottere, usando un francesismo, i 5 Stelle. Allora, noi facciamo una legge elettorale per la quale noi che siamo coalizzati, il centrodestra e centrosinistra, prendiamoci, spartiamo tutto questo 30% di deputati. In realtà non andò esattamente così perché fu talmente grosso il successo dei 5 Stelle che riuscirono a contenere i limiti della parte maggioritaria per poi stravincere nel proporzionale. Rimasta la legge così, con un cosiddetto centrosinistra che era passato dall'ipotesi del campo largo, l'alleanza con i 5 Stelle, al campo stretto, con l'alleanza solo con Calenda, al campo minimo in cui erano rimaste solamente Sinistra Italiani Verdi, la Bonino e il povero Di Maio. Bonino e Di Maio ma non sono arrivati al quorum e Di Maio manco all'1%. Chiaramente tu hai messo la testa sulla ghigliottina per conto tuo. Sei andato alle elezioni sapendo di perderle e senza tentare mai in questa legislatura, nella quale in fondo il PD, a parte il primo anno, quello del governo Conte 1, è sempre stato al governo. E il PD aveva detto: noi votiamo la diminuzione dei deputati, in cambio bisogna assolutamente cambiare la legge. Cosa che non è avvenuta. Ciao, questo non è avvenuto. E poi se prendi una sveglia simile, ti sta bene ed è solo che colpa tua. E Marco, e tornando al punto insomma, dei flussi, eccetera, è chiaro che l'aumento dell'astensione che tu citavi prima, più del 6%, parliamo tra i 4 e i 5 milioni di voti. 9, No, 9, sì, insomma. 9%. Parliamo tra i 4 e i 5 milioni di voti, sono voti che sono mancati al Movimento 5 Stelle. Beh, chiaramente, guardando i flussi elettorali, il centrosinistra ha peso una piccola parte del voto dei 5 Stelle, lo stesso hanno fatto, diciamo, la coalizione di centrodestra, quindi diciamo che né di destra né di sinistra dei 5 Stelle, come dire, si è ridotto, però soprattutto a sud l'astensione è aumentata drammaticamente e sono tutti voti che sono mancati al Movimento 5 Stelle. Sì. Boh, detto questo, Marco, c'era anche il discorso che, insomma, sto governo Draghi che sulla grande stampa sembrava essere ben voluto da tutti, il popolo sannato, quando è stato sfiduciato tutte le associazioni, i dottori della Puglia scrivono a Draghi, alla fine elettoralmente non mi pare che abbia pagato molto, Sì. insomma, no? O se tutti questi sostenitori di Draghi santo subito o poi nell'urna hanno cambiato completamente opinione, oppure tutto questo consenso uscendo dalla ZTL e dal mainstream dell'informazione italiana e internazionale non c'era, perché i partiti che non hanno mai appoggiato il governo Draghi hanno preso quasi il 30%, 26 su per giù Fratelli d'Italia e il 3 e 6 Sinistra Italiana e Verdi.
i tre partiti reprobi responsabili della crisi del governo Draghi, cioè il 5 Stelle, Lega e Forza Italia, insieme hanno preso il 32%, insomma. Quindi, a parte Calenda e Renzi, sto governo Draghi non andava bene a nessuno. Se il 60%, più del 60% degli elettori hanno votato partiti che sempre o all'ultimo momento hanno affossato e sono stati contrari al governo Draghi. Forse anche nell'astensione, nel rifiuto della politica, c'è anche la stanchezza di questa idea che ci stanno i tecnici che risolvono tutto, perché e quindi non dobbiamo manco più impicciarsi. Sì. Marco, allora insomma andiamo a chiudere questa piccola pillola di analisi speech elettorale, insomma. La situazione, insomma, che avremo nei prossimi mesi, facciamo una piccola ipotesi. Secondo te dove andremo? Dove andrà il governo italiano? Sì, il governo, a me non sembra probabile la prospettiva che Calenda e Renzi continuano a dire, che nel giro di pochi mesi saltano le contraddizioni interne della destra. Non vedo perché dovrebbero suscitarsi. Hanno una maggioranza larghissima, hanno la possibilità di accontentare anche i perdenti, perché poi Forza Italia e soprattutto la Lega escono con le ossa rotte dalle elezioni, ma sicuramente Fratelli d'Italia non saprà ricompensarli per la loro fedeltà. La precedente volta in cui, quella volta dominato da Berlusconi, la destra aveva una larghissima maggioranza, il governo Berlusconi durò 5 anni, francamente non vediamo perché non debba durare il governo Meloni 5 anni, certo, a meno che la situazione internazionale diventa ulteriormente drammatica, a quel punto forse è proprio l'ultimo dei problemi quello dell'esistenza del governo Meloni, se qui la guerra rende ancora, aumentano le tensioni e arriviamo a situazioni di conflitto ancora più esteso. E allora noi chiudiamo qua questa puntata delle Fritte al Belgio, non solo sul commento elettorale. Grazie per averci ascoltato. Ve lo dovevamo, avevamo fatto quella pre-elezioni, quindi questa qui ve la dovete beccare. E condividetela con i vostri amici più scettici su questa lettura, e noi vi diamo appuntamento tra un paio di settimane sempre sui social delle Fritte dal Belgio e non solo. A presto, ciao ciao.